Buongiorno ragazzacci miei, e per chi non mi conoscesse io sono Paoletto, per chi mi conosce ormai lo sa che vivo in Romania e oggi andiamo a comprare friga a mia suocera, ovviamente lo paga lei, eh. Mettete sto video in full HD anche perché, ma io dico, ma questa andò? Dove vai così de prima mattina, tutta rosa, tutta fucsia, con queste calze tipo mezze squagliate, ma che è? Comunque raga, andiamo a comprare sto frigo. Intanto mettete il video in HD qua sotto in basso a destra, 1080x60, che vedete la risoluzione quella gagliarda. Se no sul telefono i tre pallini in alto a destra e lì c'è la migliore risoluzione. Però fatemelo capire, l'avete capita sta cosa? Perché se no la devo ripetere ogni volta. Vorrei che la capiste, così almeno ogni volta mettete... No, a parte che lo devo ripetere sempre perché il video è... Comunque, bangia alle ciance, è il materiale di oggi e che andiamo a comprare sto frigo, ok? Quindi mo vediamo se andà qui al centro commerciale o a quella. Tu dici con il frigo, come se non ce l'avessi il frigo. Sì, ce l'avevamo il frigo, c'avevamo pure due congelatori che ci mettiamo i maiali in uno, un maiale nell'altro, l'altro maiale, perché quest'anno ne abbiamo tagliati due. E solo che nel frigo non c'entra la roba, mi so c'era fa, cioè, regà, cioè, troppa roba da mangiare, io non gliela faccio più, meno male che brucio come un trattore, porco due, se no qua capirai chi la faceva, ok? Quindi adesso questo, e mo andiamo, guarda quest'altra col pigiama, con le ciabatte, fanno 4 gradi, 4 gradi. Stai con le ciabatte, porco dinci. Ma come fa la gente? Io certe volte ve giuro. Comunque, mo adesso niente, andiamo. E se famo sto giretto, vediamo il frigo se lo piamo subito. Macchina c'entra, c'entrerà dentro a sto carro armato. Qua c'ho la macchina che è un pulmino, eh. Però non so come faremo, se ce l'hanno lì. Comunque vediamo, scegliamo il più grosso frigo che c'è, me voglio comprare, ok? Al centro commerciale vedemo quale. Mi so c'era detto Pier più grosso, non ci interessa, poi arriva fino al soffitto. Ho detto vabbè, dai, mo decido io, vedemo. Ho detto vabbè, un prezzo qualcosa, no niente, quanto costa pago io, stai tranquillo, hai capito, mi so c'era, eh? Che gagliarda. Comunque la più matta, l'altro giorno mi ha fatto 20 litri di ciorba, cose, le costolette, porco due, 20 costolette, cioè io ho detto oh, ma chi se magna, porco dici, manco c'entrava dentro al forno, porco due, raga, un macello qua, man. Vabbè, si è scaldato sto trattore, e dai, venite con me e vediamo che si sceglie oggi. Ciao, so 4 anni ormai che vivo a Bucarest, per quelli che non lo sapessero, vivo qua. Se sta una bomba, faccio i video per voi, per farvi vedere com'è, per levare le discriminazioni sulla Romania. E questa è, vedete, eccola qua. O non guardate qua che sta nella peggio zona del Bucarest. Però guardate che spettacolo. Questa è la strada Giurgiului. A quanto sta la benzina? 6,78. Quindi 1 euro, e fate 6,78 diviso 5. Oh, sta cosa ha rotto le palle, sta roba. Ah regà, guardate come puliscono! Assurdo! Levano le foglie dalla cosa. Levano le foglie, oh. Sta a vedere. Le foglie dalla ferrovia. Dalla ferrovia levano le foglie. Non c'è segrete, guardate, non c'è una foglia. Non c'è una cartaccia, ma manco le... Cioè le foglie stanno a levare, ma vi rendete conto? Qua il tombino, tutto preciso, tutto pulito, tutto in ordine, lì non c'è una cartaccia, non c'è. Ogni tanto passano pure con la Lancia, l'ho fatto vedere, no? Con la Lancia si mettono e spruzzano lì tutto quanto. Mamma mia, allucinante. A Roma, io poi parlo, faccio sempre il paragone Roma con Bucarest, perché non potete paragonare l'Italia con la Romania. Roma con Bucarest. Cioè qua puliscono sotto ai piedi quando cammini. A Roma manco puliscono i secchioni. Ah regà, già che ci siamo, poi non vi ho detto delle cose, insomma, queste non ve le ho mai dette. La cosa che mi piace, per esempio, della Romania, intanto guardate com'è tutto pulito, la gente quindi che cammina, vedete? I parchetti, vabbè, ve l'ho fatti vedere, però tutto in ordine, ti lasci il passaggio delle strisce. Questo vabbè, non gliel'ha lasciato perché è un villano.
Comunque, che puoi lasciare le macchine parcheggiate sul marciapiede se non c'è posto. E la polizia non ti dice niente. Inoltre, ragazzacci miei, ai semafori non ci stanno le telecamere. Va bene che non passa nessuno con rosso, però vedete qua, niente. Guardate, mo giusto mi fermo per farvi vedere che è così. Non c'è nessuna telecamera, né lì, vedete? Non ci stanno le telecamere, poi è una rotonda grande qui. Quindi il discorso bello è che fai come te pare. Cioè io poi non è che strafaccio, però magari ecco, certe volte mi parcheggio al coso. Anzi, e vi dico un'altra cosa bella, che se vai in malattia al lavoro, quindi te prendi, che ne so, una settimana di malattia, manco te vengono a controllare. Cioè queste sono delle cose che poi quando ci vivi però, cioè le capisci vivendoci qui, no? Quindi capisci la libertà, le cose, cioè tu essendo italiano magari ste cose, abituato in Italia, le vedi perché le senti. Appunto io parlo sempre della libertà, di queste cose qua, non ve l'ho mai dette ma adesso lo sapete. Quindi pensate quante cose, niente telecamere, poi fa come te pare, dai. Vabbè, senza che allungo, ripeto sempre la stessa cosa. Ciao. Vabbè, oggi famo la mandraga. Comunque siamo a San Plaza. Qui avete, vedete, hanno rifatto tutto. Aspettate che qua, guardate qua, qua prima c'erano tutti i mercati, cose. Vedete, hanno rifatto tutto. Per chi non fosse tornato in Romania da 10 anni, vi ricordate qui c'erano tutti, tutte le baracche, cose. Qua hanno fatto tipo un mezzo ristorante, locali e cose. I fiori l'hanno spostati qui. Ecco, comunque, per rimanere in tema, ecco San Plaza, il centro commerciale nel settore 4, ok? E adesso noi che facciamo? La mandragata, che ci parcheggiamo tipo lì. Cazzo, c'è pure un posto! No, fatemi sbrigare, fatemi correre, che quello è nostro. Quindi qua vi faccio vedere un po', hanno fatto i parcheggi. Dai, dai, dai. Speriamo, speriamo, fatemi passare, che ci sto io pure col verde, piamolo un po' il verde. Dai, mo lo squaglio, signore, levete, levete che t'acciacco, levete che t'acciacco. Vediamo un po' il posticino. Cazzo, me l'ha preso questo? Vediamo un po', qui a destra? Eh sì. No, regà, dai, eccolo qua. Se parcheggiamo sul marciapiede. Ah, scusa, signor, funziona. Ti è, dice vai, 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 che volevo accecare, porco. E che volevo il parcheggio lì, capito? Volevo che non me lo passero lì. Eccolo. Cioè, capito, trovi il parcheggio, te sbrighi e gliela fai pure a prenderlo. Mamma mia, quanto mi piace la Romania per sti. Guardate, via. Da là, vi ricordate? Da là. Guardate, vediamo lo specchietto. E qua, eccolo il posticino. Facce passare. Guardate che spettacolo. Quindi, questa è San Plaza. Che è pure la pubblicità così come a New York, eh. E qua abbiamo il centro commerciale. Mo' entriamo dentro. Vediamo se serve il Green Pass. Allora, i tassi come funzionano? Mo' ve lo spiego come funzionano i tassi. Così almeno vi faccio... Vedete, quando venite in Romania, vedete lì la scritta 2,69 lei al chilometro. Quello vuol dire che costa 2,69. Poi fate diviso 5. Quello costa 1,99 al chilometro lei. Ciao. Sì, ciao. Ciao, okay. Buongiorno. Faccio un vlog per Italia. Per amici, Italia? Amici d'Italia. Ah, Italia di dove? Roma. Vedi, Roma. Tutti che parlano italiano. Oggi sì. Oggi domani sì. Domani cinese. Domani cinese. Buona giornata, ciao ragazzi. E quindi questo, questo 1,99, vedete, vabbè, quello 3,50. Oh, salute, ce faccio. Bravo, da? Se tre, sta natato. E mo andiamo al centro commerciale, vediamo se ci chiedono il coso, il Green Pass, mettiamo se la mascherina. Entriamo, va. Vediamo che dico.